bellissima la partita del Caprese di BD Basket femminile tra Enel Santa Marinella e Atena Roma. Siamo nella quattr'ultima giornata di questo campionato e state vedendo questa partita quando mancano 5 minuti al termine di questo secondo quarto, con l'Enel Santa Marinella che è avanti per 14-10 proprio sulla formazione romana. Andiamo a vedere questa azione, poi parliamo anche delle formazioni, di ciò che è accaduto fino ad ora. Il pallone portato da Vico Mandi, ancora Vico Mandi che palleggia, poi riesce a trovare Zino che subisce il fallo e poi viene chiamato il time out da parte della squadra di Daniele Pacetti. Ma andiamo subito con le formazioni, cominciamo con le ospiti dell'Atena Roma che giocano con il numero 4 Raveggi, numero 5 Buscaglione, numero 8 Vistarelli, numero 9 Del Gaudio, numero 10 Tancredi, numero 12 Bonini, numero 14 Bernardini, numero 15 Borzetti, numero 18 Munnia, numero 20 Grimaldi, numero 21 Cirotti, numero 22 Verrecchia, al tecnico e coach Alessandro Cedavolo. Passiamo adesso all'Enel Santa Marinella che gioca con il numero 4 Vico Mandi, numero 5 Mancinelli, numero 6 Pagliocca, numero 7 Biscarini, numero 8 Del Vecchio, numero 9 Russo, numero 11 Gelfusa, numero 13 Cardinali, numero 14 Zinno, numero 15 Amalfitano, numero 16 Boccalato, numero 18 Romitelli, naturalmente per chi c'è coach Daniele Precetti. Partita che è cominciata con una piccola supremazia da parte della formazione capitolina che se la porta davanti nel pareggio e nel risultato se la porta in vantaggio, chiedo scusa per l'errore. Poi nel finale del primo quarto c'è stato il ritorno da parte del Santa Marinella che si è rifatto sotto e poi è andato in vantaggio, ha concluso il primo quarto sul 11-6 e poi ha leggermente diminuito il proprio vantaggio, adesso è di 4 punti, ricordiamo 14-10 il punteggio fino ad ora quando mancano 4:48 al termine di questo secondo quarto. Poi si andrà alla pausa lunga. Diamo conto anche dei punti realizzati per il Santa Marinella: 6 Biscarini, 6 Gelfusa e 3 Vico Mandi. Per quanto riguarda l'Atena invece 4 Tancredi, 4 Verrecchia e 2 Bernardini. Sta per ricominciare il match con il pallone giocato dalle bianco-blu, il pallone portato da Del Gaudio, viene in avanti Donatella Del Gaudio, il passaggio per Vistarelli passa dalle parti di Tancredi, controlla il pallone, poi nuovamente Vistarelli e poi Del Gaudio, cerca il passaggio centrale che però non c'è e viene fischiato il fallo di palleggio da parte del direttore di gara Simone Salvatori, mentre l'altro arbitro è Dario Di Gennaro. Entrambi i direttori di gara di oggi sono di Roma. Si ricomincia a giocare con il pallone giocato dalle canottiere bianche, c'è Elena Russo, è entrato in questo momento in campo, dovrà essere stata in panchina fino ad ora, il passaggio centrale per Gelfusa, poi si va all'esterno con Mariana Biscarini che non va a segno e poi il fallo fischiato ai danni dell'Atena e quindi si riprenderà con il possesso per le Santa. Attenzione, forse il fallo è stato fatto in attacco da parte del Santa Marinella, fallo di Gelfusa, secondo fallo commesso da lei in questa partita. Si riprende con il pallone giocato da Donatella Del Gaudio e poi Pistarelli, Verrecchia, Marta Verrecchia, nuovamente Pistarelli e poi il passaggio appena giocato sulla destra e poi il tiro che non va a segno, prende il ferro, è stata Del Gaudio, ma il possesso rimane per le bianco-blu, Marta Verrecchia e poi Raveggi, Gaia Raveggi, che controlla il pallone. La giocatrice con la cortina numero 4, attenzione alla possibilità del tiro per l'Atena, effettuata ora all'ultimo secondo da parte di Tancredi e pallone che finisce sul ferro e possesso in favore delle rosso-blu, anche se giocano vestite di bianco. Elena Russo e poi Marianna Biscarini che viene in avanti, allarga per il tiro sul ferro nuovamente da parte di Russo e poi la transizione e il lancio sbagliato in avanti da parte di Del Gaudio e il fallo è il tempo che si ferma perché è stato richiesto un time out da parte di coach Daniele Precetti, quindi il gioco che si ferma ancora per un minuto. Nel frattempo la situazione dei falli, anzi si prende subito a giocare, è stata solamente un'interruzione per le sostituzioni e quindi attacca il Santa Marinella con Russo e poi è rientrata nuovamente Del Vecchio, Biscarini e Zinno, Linda Zinno, il pallone da 4 attaccato, riconquistato dall'Atena, attenzione in contropiede e si conquista il fallo, Grimaldi che era andato al tiro e ha fatto tutto il campo, poi non è riuscita a depositare il pallone all'interno del canestro, c'è un po' di preoccupazione perché Grimaldi e la giocatrice del Santa Marinella sono rimaste a terra, sembra aver avuto
anzi entrambi sembrano aver avuto la peggio. Ecco, la giocatrice Santanella che si è fatta male è Russo, lo state vedendo in questo momento con gli occhi di Fabrizio Di Canci. Speriamo che entrambe le giocatrici possano proseguire la gara, e nel frattempo fanno l'ingresso in campo gli operatori della Croce Rossa che si vanno ad accertare delle condizioni delle due giocatrici, soprattutto di Grimaldi che si alza solamente in questo momento, mentre del vecchio che mentre Russo che all'inizio sembrava essersi fatto male di più invece è già tornata in panchina. Ecco anche Grimaldi che esce dal campo, speriamo che entrambe le giornalici possano tornare presto in campo. Partita che è stata affrontata al meglio da parte sia di Coach Precetti che di Coach Ceravolo, perché hanno a disposizione praticamente tutta la squadra. Ricordiamo che il Santanella occupa la seconda piazza di questo campionato a 33 punti ed ha bisogno assoluto di vincere, perché stanno arrivando tutte le pretendenti da sotto con il turno frasettimanale che si è giocato ieri, e questo è un posticipo. Ancora c'è da attendere per vedere le situazioni delle due giocatrici. Fra poco si riprende la giocata, ovviamente entrambe sono state sostituite. Vediamo Santanella che, così come tutte le squadre di questo campionato di Serie B, sta affrontando un tutto e forza con le ultime quattro giocate che si giocano solamente nell'arco di 15 giorni. Infatti già tra tre giorni il Santanella tornerà in campo sempre più a Pala de Angelis per affrontare la prima, sarà un match più facile rispetto a quello di oggi, visto che l'Atena è sesto in classifica con 26 punti. Frattempo sbaglia il tiro libero Munnia, come dice, che è entrata in campo in queste fasi, e poi il secondo libero va dentro dopo aver toccato prima volta il ferro, per cui Munnia realizza il primo punto in questa partita. Il Santanella ha un po' di fatica sul pressing alto della terra, e poi tira la stoppata di Tancredi che spedisce il pallone fuori, quindi buona giocata da parte dell'Atena, soprattutto da parte di Valeria Tancredi, buonissima giocata da parte della giocatrice 88 che ha fatto parte anche della Polisportiva 2094. Poi si può riprendere adesso con la rimessa dal fondo in favore delle ragazze di Coach Precetti, è pronta del vecchio e poi Vicomandi e Zinno controlla il pallone, si sposta da destra a sinistra, poi in mezzo per il pallone per Biscarini che poi inciampa sul pallone e lo schiaccia pure, e poi ancora da terra, e poi il tiro di Roberta Romitelli per i suoi primi due punti in questa partita, prima giocata da parte sua, lei che da qualche minuto era in campo, la giocatrice classe 91 che ha giocato con diverse squadre tra cui il Brindisi, poi sbaglia, anzi alla fine il possesso resta in favore, anzi non resta in favore, no, cambia molto, e quindi conquistato dal Santanella dopo il passaggio sbagliato di Verrecchia che non ha trovato il collegamento con la compagna. Attacca del vecchio, Zinno si è spostata sulla sinistra, Biscarini e poi Vicomandi, ancora Silvia Vicomandi, la giocatrice ex Pomezia, va dalle parti del vecchio, va in mezzo nuovamente per Romitelli che si gira e si volta, il Romitelli per 18-11, gli ultimi 4 punti sono stati tutti di Romitelli. Adesso vediamo come la prende l'Atena, adesso sotto di 7 punti a 1.50 per fine di questo secondo quarto, il pallone della parte di Munnia, è la riconquista di Comandi che viene in avanti e poi ci prova Zinno, il pallone sul ferro, peccato, deve essere una prima importante questa per il Santanella per far vedere la differenza classifica, poi liscio il pallone Munnia e poi c'è il timeout richiesto da coach Daniele Precetti, quindi si ferma ancora il gioco, partita che è cambiata in quest'ultimo minuto, diciamo, più che altro grazie alle due belle giocate da parte di Romitelli che ha dato 4 punti alla Santa Marinella che è riuscita a portarsi sul più 7, 1.28 a termine di questo secondo parziale, e situazione di bonus che
ovviamente non ci sarà per nessuna delle due squadre in, in questo momento, perché entrambe le formazioni hanno commesso due falli durante questo tempo. Una partita lottata, è stata anche abbastanza equilibrata fino ad ora, però si vede un po' di superiorità da parte del Santa Maniella, si vedono i 7 punti di distacco in classifica. Adesso si può riprendere a giocare con le giocatrici dell'Atena che rientrano per prima in campo, mentre coach Precetti vuole parlare con le sue giocatrici fino all'ultimo secondo disponibile. Ecco Elena Santa Maniella che sta rientrando in campo. Il quintetto in questo momento è formato da Del Vecchio, Di Comandi, Zinno, Biscarini e poi c'è anche l'entrata in campo, sta giocando per il Santa Maniella anche Romitelli. Poi Biscarini, le scivola il pallone, però possesso resta Santa Maniellese. Ancora la squadra della Perla del Tirino può attaccare, va sul punto di battuta che si ribatterà da fondo campo. È pronta Del Vecchio, Elisa Del Vecchio per Silvia Di Comandi che entra nell'area dei due punti. Di Comandi in mezzo dove sta lottando Biscarini, si va in avanti Biscarini e viene atterrata, e quindi il fallo fatto, se non vado errato, da Borsetti. E ci saranno due tiri liberi per l'Enel Santa Mariella. Si appresta Biscarini dalla lunetta per il primo tiro libero. Quando mancano 1-5 al termine di questo secondo passaggio, si trova dentro, quindi diventano 8 i punti di vantaggio. Settimo punto per Biscarini in questa partita, la giocatrice classe 84 mette sotto il secondo, quindi 2-2 per la giocatrice umbra nativa di Marciano, provincia di Perugia, che ha cominciato a giocare a basket a livelli alti con il San Raffaele. Il fallo da parte di Di Comandi, primo fallo per lei in questa partita, c'è una sostituzione, sta per entrare Gelfusa, esce Zinno, quindi cambio dalla numero 11 alla numero 14, è rientrata in campo l'esperta Gelfusa, giocatrice classe 79. E poi il pallone giocato adesso dall'Atena con Grimaldi, Giulia Grimaldi. Siamo contenti del suo rientro in campo dopo l'infortunio di qualche minuto fa. Bernardini, il pallone in mezzo che però viene bloccato da Biscarini, che poi infiamma l'Enel Santa Mariella. L'attacco Gelfusa, che parla questa parte per Di Comandi, che però non va con la tripla, e poi Del Vecchio. E il pallone da questa parte dove sta giocando Biscarini. In due tempi ci arriva Di Comandi, mancano 7 secondi al termine del tempo di possesso, il pallone in mezzo, il fallo su Biscarini che ha subito un colpo alla nuca da parte di Borsetti, e quindi ancora due tiri liberi. Ecco, sono stato cattivo profeta, da 2-2 per quanto riguarda i falli sono stati a 4-4 nel giro di nemmeno un minuto, quindi facciamo una piccola risata, diciamo così, per prendere la leggera. Biscarini dalla lunetta, il primo però non va dentro perché la conclusione è stata corta, pallone che ha toccato il ferro, 25 secondi al termine di questo secondo quarto. Il secondo va dentro e Biscarini realizza il suo nono punto. Possesso adesso in favore della squadra che arriva da Roma Nord con Grimaldi, viene in avanti Grimaldi, non va il tiro, spreca l'azione, si lotta da terra, nella lotta del fango riesce a vincere Romitelli che conquista il pallone, e poi Di Comandi che controlla la sfera a spicchi da questa parte per Elisa Del Vecchio. Elisa Del Vecchio, il quinto del capitano, 2 secondi al termine del secondo parziale che finisce adesso, una bellissima tripla quella di Del Vecchio per i suoi primi 3 punti in questa partita, era 0 fino ad ora, e si conclude il secondo quarto con Elena Santa Maniella che conduce per 24-11 sull'Atena Roma. Possiamo andare con una pausa, favorisce il Santa Maniella nella lotta al secondo posto, 3 partite su 4 in casa, dobbiamo, bisogna fare praticamente percorso netto per cercare di conquistare questo secondo posto che sarebbe importante in vista dell'off. Si salterebbe la fila, si salterebbe la prima fase dei playoff in caso di arrivo in questa posizione. Si è ripreso a giocare con Di Comandi che controlla il pallone, Di Comandi, poi c'è l'uscita fuori da parte di Biscarini che si perde il pallone, e poi Bernardini fa canestro, il canestro dell'Atena con Bernardini che arriva
al suo sesto punto in questa gara. Giulia Bernardini, giocatrice massimo del Vecchio. Del Vecchio ancora Giacomella che perde palla e poi però per fortuna c'è stato il tocco di piede da parte di Bernardini, quindi possesso che è rosso-blu. Vediamo un attimo l'arbitro che chiede il pallone, dà qualcosa da dire a Elisa Del Vecchio. Adesso comunque si riprende la giocata naturalmente con il possesso per le canottiere bianche. C'è questo pressing alto della Terra che sta dando fastidio a Santa Maniella. Il tiro di Silvia! Vicomandi! Prova tripla! 29-16! Vicomandi segna solo di tripla. 6 punti vale in questa partita, naturalmente con 2 tiri da fuori. Cirotti, il tiro sul ferro non entra, sfortunata la giocatrice con la canottiera numero 22. Pallone che non è conosciuto. C'è Biscarini che fa la penetrazione, Biscarini si ferma, c'è il fallo commesso da parte di Ferrecchia, se non vado errato, sì, è proprio così. E poi l'entrata in campo di Linda Zinno, mentre si ferma il gioco con la sostituzione, esce Silvia Vicomandi e fa l'entrata Zinno per la giocatrice Ferrecchia. Si tratta del secondo fallo in questa partita. Si è ripreso a giocare con Elisa Del Vecchio. C'era stato un pick and roll con Gelfusa, poi nuovamente il pallone per Gelfusa, il pivot con l'8 e mezzo e c'è il fallo. Non c'è canestro, non c'è il gioco da tre per Gelfusa, che infatti un po' si dispera, diciamo così. Adesso è pronta dalla lunetta per andare ad effettuare i 2 tiri liberi. Ecco la prima situazione per la giocatrice nativa di Roma. Il pallone che non va dentro, finisce sul ferro per lei che ha vinto il campionato di Serie 2 con l'Umbertide nel 2007. Secondo tentativo per la giocatrice numero 11 e questa volta va dentro. 7° punto di Gelfusa in questa partita. Ha realizzato il suo 5° tiro libero in questa gara e poi ha fatto anche un altro canestro, ovviamente ciò che serviva per arrivare a quota 7. Bernardini sfugge il pallone, è uscito fuori il pallone per Santa Marinella. Adesso si riprende con Elisa Del Vecchio, c'è subito un fallo, il pressing alto questa volta non ha premiato l'Atena. Fallo fatto da Bernardini, è il secondo fallo per lei, anzi primo fallo, chiedo scusa. Esce Grimaldi, entra Tancredi nell'Atena e poi il pallone portato da Biscarini, prova a liberarsi boccalato però non arriva al pallone. Elisa Del Vecchio fa palleggiare il pallone e poi Zinno, ancora Linda Zinno, Gelfusa in mezzo per boccalato, in qualche modo la prende però non può andare a tiro, infrazione di passi da parte di Rossana Boccalato, la giocatrice classe 99 di Civitavecchia, ha fatto fallo e quindi il pallone torna ad essere bianco-blu. 3.53 sul cronometro. Il Santanella a questo momento non sta doppiando l'avversario, siamo al 30-16 e non lo fa nemmeno adesso perché c'è il canestro da parte della giocatrice Ferrecchia. Marta Ferrecchia ha fatto canestro, 6° punto per lei in questa gara. Del Vecchio, lei che può fare anche il ruolo di lei e poi Laura Gelfusa, 32-18, 9° punto per la giocatrice che ha fatto parte anche del Viterbo e del San Raffaele con cui ha giocato in Serie 1. Bernardini e poi Raveggi, ancora il protagonista marcato da Boccalato che non la vuole far passare. Ancora Raveggi, il tiro, il fallo però da parte di Boccalato. Terzo fallo commesso dal Santa Maniella in questa gara. 2 tiri liberi per l'Atena e poi il time out richiesto da parte di coach Alessandro Ceravolo. Quindi si va alla pausa per 1 minuto, 3 da giocare in questo terzo quarto.
con la situazione che vede veleggiare sempre l'Enel Santa Maria in questa gara con 14 punti di vantaggio. Adesso coach Precetti va a parlare con le sue giocatrici, lui che ha sempre fatto parte del Santa Maria, ci sono fatta per un'esperienza nel 2004 in Serie B d'Eccellenza, ha allenato l'Orvieto, adesso ancora a colloquio con le proprie ragazze. Questo match che state vedendo con gli occhi di Fabrizio e di Gangi, e poi gli arbitri che invitano le giocatrici a tornare in campo. Ecco, anche in questo istante coach Ceravolo ha avuto meno da dire rispetto a coach Precetti. Vedete, Precetti fino all'ultimo, anche ora mentre le giocatrici entrano in campo, ha delle direttive da dare alle proprie ragazze. Gaia Raveggi sulla lunetta per il primo tiro libero che va dentro, primo punto per lei in questa gara, secondo tentativo per, e va dentro anche questo per la giocatrice classe 91, quindi i primi due punti per Gaia Raveggi in questa gara. Ancora pressing alto da parte della Terra, stavolta riesce a sbagliare però l'Enel Santa Maria, Elisa Del Vecchio servita da Mariana Piscarini. Del Vecchio ancora lei protagonista, 2.45 da giocare, 6 secondi e termine tempo di possesso, il pallone che resta in campo con il Vecchia, e poi c'è il Fusa, va con la tripla, Laura! C'è il Fusa! Una tripla proprio all'ultimo centesimo, per il 35-20, quando tutto sembrava ormai finito. L'azione era praticamente morta, ha fatto questa tripla che non voleva assolutamente fare, e poi il canestro da quest'altra parte da parte di Bistarelli, primi due punti per Bistarelli in questa gara, 35-22 il punteggio da parte di la giocatrice Silvia Bistarelli, classe 80. Del Vecchio controlla il pallone, la fronteggia Bistarelli, ancora Gelfusa in mezzo, va da Boccalato, non prende il pallone in tempo, peccato perché l'aggancio stava per arrivare. Il fallo poi commesso dalla stessa Rossana Boccalato, che secondo gli arbitri ha dato una spinta alla propria avversaria. E nel frattempo vediamo, pensiamo alla sostituzione, che cosa che invece non c'è, e quindi si vuole prendere a giocare con Raveggi, 1.50 sul cronometro, 13 punti di scarto tra le tre squadre. L'Enel Santa Maria deve stare attenta a non far mandare l'Atene in bonus. Bernardini in avanti, il fallo, niente, meglio che non parlo più delle situazioni tattiche di questa partita, perché ogni volta riesco a sbagliare delle situazioni. Quindi quinto fallo commesso dal Sant'Anè Marinella, con l'Atena che è andata in bonus e quindi andrà sempre dalla lunetta in ogni, quando subirà ogni fallo fino al termine di questo parziale. Canestro realizzato da Bernardini, settimo punto in questa gara, primo tiro libero andato a segno da parte di Giulia Bernardini, il secondo anche va dentro, quindi ad 8 arriva Bernardini, diventano 11 punti di scarto tra le due squadre, 35-24. Linda Zinno si tiene il pallone, lo blocca sul suo braccio destro Zinno, c'è l'uscita di Biscarini. Biscarini è quella protagonista con il pallone tra le mani, ancora lei per Del Vecchio, mancano 3 secondi, bisogna andare a tiro, lo fa Elisa Del Vecchio, pallone che però non c'entra nemmeno il canestro, e quindi situazione differente rispetto a quello che è accaduto nell'ultima azione del secondo quarto. Esce Biscarini dentro i comandi, quindi torna a fare il suo ingresso in campo la giocatrice che è alla sua quinta stagione consecutiva con la canottiera del Santa Maria. 1-6 da giocare, Raveggi, viene in avanti Raveggi, prova a superare tutti, prova a superare il Boccalato, però il pallone è fuori e quindi c'è Linda Zinno che si prepara per la nuova azione del Santa Maria. Vedete, ben 4 giocatrici dell'Atena sono nelle metà campo avversaria. Del Vecchio
il lancio in avanti praticamente verso Di Comandi, ancora Di Comandi, adesso arrivano tutte e poi Del Vecchio, ancora lei che controlla 12 secondi al termine di questa azione, ancora Del Vecchio, Silvia Di Comandi, Elisa Del Vecchio, due agganci per conquistare il pallone, lotta Gelfusa, Lalla! Gelfusa! Per il 14° punto, protagonista assoluto di questa gara, il pivot della Santa Marinella e poi non riesce il tiro da parte di Verrecchia, ultimi 26 secondi su questo terzo quarto, la può toccare solamente Boccalato e poi lotta in mezzo Zinno protagonista in mezzo a due, non è arrivato il fallo però è riuscita a tenere il pallone Di Comandi, ancora Di Comandi e poi Del Vecchio che va al tiro con la bomba Lisa! Del Vecchio e sotto il pubblico e sotto la panchina dell'Enel Santa Marinella e poi si conclude il terzo quarto grazie a questa tripla da parte di Lisa Del Vecchio che ha imitato praticamente Di Comandi con le due triple in questa gara, si conclude il terzo quarto, Enel Santa Marinella 40 Atena 24. Stava di cominciare l'ultimo quarto di questa gara, situazione che vede vincere per ora Enel Santa Marinella avanti di 16 punti, 40-24 la situazione a favore del quintetto di Torcio e Precetti. A proposito di quintetto, stanno giocando per le Santa Marinellesi Del Vecchio, Di Comandi, Boccalato, nel frattempo c'è il via dell'ultimo quarto, Zinno e Gelfusa, ovviamente pronta posizione di pivot per metterla dentro, Di Comandi riceve l'aiuto, adesso nasce Zinno sulla sinistra dall'angolo, passaggio in mezzo per Boccalato che si gira e si volta, poi non riesce il collegamento con Di Comandi e lancia l'azione della Terra Roma che prende un fallo grazie all'iniziativa di Verrecchia, quindi il primo fallo commesso da parte dell'Enel Santa Marinella solamente dopo 20 secondi dall'inizio di quest'ultimo quarto. C'è una sostituzione per quanto riguarda le canottiere bianche, stava ad entrare nuovamente Romitelli, esce Boccalato da campo, adesso Precetti subito a colloquio con la giovane giocatrice classe 99. Raveggi per Tancredi, rientrata in campo dopo aver fatto abbastanza bene nel secondo quarto. Raveggi, il passaggio sulla sinistra dove sta giocando Bernardini, ancora Bernardini con la penetrazione da sinistra verso il centro, poi il fischio arbitrale per un fallo tecnico fischiato al dirigente del Santa Marinella, quindi due tiri liberi in 3, 1, un tiro libero in favore dell'Atena Roma, è pronta Bernardini dalla lunetta, il pallone che va dentro e quindi diventano 15 i punti di distacco tra le due squadre, Bernardini al suo nono punto e si riprende con il pallone giocato sempre dalle bianco blu che possono ricominciare l'azione che è partita da centrocampo. Bernardini porta il pallone dietro per Verrecchia, Verrecchia va sulla sinistra dove si trova Tancredi, poi in mezzo subisce il fallo l'Atena con Raveggi, quindi secondo fallo commesso da parte delle capitoline, il fallo fatto da Di Comandi, quindi il possesso nuovamente per la formazione di Corci Celavolo con la rimessa dal fondo e poi Bernardini con la marcatura aderente di Di Comandi, il passaggio per Verrecchia e poi Raveggi attende il pick and roll centrale, poi il tiro sul ferro di Verrecchia e poi si lotta con il pallone schiacciato a terra praticamente in maniera rugbistica da parte di Zinno e si riprenderà una palla a due tra le due squadre, è stata questa l'indicazione, tra l'altro alcune sostituzioni per quanto riguarda il Santa Marinella, sta uscendo Del Vecchio, fa nuovamente il suo ingresso in campo Biscarini e quindi mancano 8:48 al termine di questa gara, l'azione adesso giocata dalle capitoline, poi il tiro va dentro, il canestro di Tancredi, sesto punto per lei in questa gara, 40-27 la situazione,
c'è Zino che chiama lo schema, poi si deve girare di schiena per tenere il possesso del pallone. Ancora Zino sulla sinistra per Vico, ma anche Paolo che si prende il fallo. Arrivata la spinta da parte di Raveggi, evidente questa situazione, e quindi l'infrazione da parte del play guardia dell'Atena. Ancora un cambio per quanto riguarda Santa Maiella, esce Gilfusa, fa il suo ingresso in campo Elena Malfidano, ecco la giocatrice class 82, ex Viterbo, ex Sofia. Il pallone per Biscalini dopo il passaggio di Vicomandi e poi Linda Zinno. Zinno si trova fuori dall'area dei due punti e poi Vicomandi va il tiro, pallone sul ferro e, quindi, e poi l'ultimo tocco è arrivato da parte della nuova entrata, anzi si tratta di Romitelli, Romitelli è stato a fare l'ultimo tocco, quindi il pallone che è andato fuori. 8 e 13 da giocare ancora in questa gara, il pallone adesso in favore delle bianco-blu con Gaia Raveggi, si fa vedere Verricchia con Zillo che mette una mano sul braccio dell'avversario, poi il tiro di Verricchia ma c'è il fallo, due tiri liberi per la formazione di Coach Ceravolo. Applaude il tecnico dalla panchina sulla sortita da parte di Verricchia, adesso si presenta dalla multa. Finora i punti li ha fatti solamente l'Atena, tre punti per l'Atena, adesso ci sono due possibilità e la prima va dentro da parte di Verricchia, mentre il Santa Marinella fino ad ora non ha fatto nessun punto in quest'ultimo parziale. Anche il secondo è dentro, Verricchia quindi realizza il suo ottavo punto, fino ad ora una segnata sui liberi la giocatrice Palacano, piena numero 22. Attenzione sempre al pressing alto da parte dell'Atena e poi il parola per Vicomandi a Malfitano. Malfitano, c'è Vicomandi libera, vediamo se trova il tiro, spazio per farlo, e con la mano sotto, però non riesce a conclusione come voleva, anche se c'è il possesso ancora per la formazione rosso-blu, con Vicomandi che va a ribattere dal fondo. Mancano 10 secondi al termine di questa azione. Vediamo il movimento provato dalle giocatrici Santa Marinellesi, c'è Malfitano che si gira, fa vedere la schiena a Borsetti e poi scivola il pallone, attenzione, piano contropiede di Verrecchia che va sotto il canestro e la mette dentro, quindi Verrecchia a segno per il suo decimo punto in doppia cifra, la giocatrice con la canottiera numero 22 che è anche una buonissima direttrice da te. E poi il timeout chiesto immediatamente da Coach Precetti per, diciamo così, per spegnere un po' le fiamme che stavamo vedendo in questa gara con l'Atena che si era fatta, che era diventata protagonista degli ultimi due minuti e mezzo, e questo è il minutaggio che c'è stato fino ad ora in quest'ultimo quarto, con l'Atena che ha ridotto la forbice da meno 13, cioè da meno 16 a meno 9, quindi 7 punti consecutivi realizzati dalla compagine capitolino, un parziale di 7-0. E ancora presto forse per dire che c'è un campanello d'allarme per l'Enel Santa Marinella, però insomma bisogna un attimo di vedere i piani per cercare di mandare in porto questa vittoria che fino ad ora non è assolutamente in discussione. Quindi 40-31 la situazione, tre falli già commessi tra l'altro dall'Enel Santa Marinella, bisogna stare attenti anche da questo punto di vista per non permettere alle avversarie di andare in bonus presto. Si è ripresa a giocare, vedete Vicomandi che è stata raddoppiata e poi il Zinno nuovamente segue Vicomandi, controlla il pallone, non c'è nessuno nella fase terminale, nella parte terminale del campo. Zinno controlla il pallone, ancora Linda Zinno, scivola il pallone e poi riconquista la giocatrice numero 14. Il pallone ancora per le canottiere bianche, l'ultimo tocco che è stato da parte di Borsetti, quindi rimessa dal fondo per l'Enel Santa Marinella, il pallone dietro per Vicomandi che però non ha un ottimo controllo, fa il tiro, sì, e andiamo Silvia Vicomandi per il 42-31, quindi primi due punti per il Santa Marinella in quest'ultimo quarto. 11 tornano in lunghezza tra le due squadre, 6.50 sul cronometro, Raveggi dalla destra, il pallone in mezzo, il tiro di Verrecchia che c'entra solamente il ferro e poi il pallone nuovamente rosso-blu
con Silvia Di Comandi che lo controlla ancora la giocatrice ex Pomezia. Si prende questo fallo nonostante poi un po' la più subita da Reggi. Si ferma un attimo il gioco ancora per un minuto per l'intervento. Adesso vedete, grazie agli occhi di Fabrizio Di Gangio, ancora le giocatrici in panchina che vanno a sostenere le proprie compagne che sono in campo. Quindi ancora una pausa con Lele Santanella, grazie a questo canestro di Di Comandi ha interrotto il momento positivo dell'Atena che ha realizzato un parziale di 7-0 e quindi torna il Serino qui al Pala De Angelis con il tecnico santamariellese ancora a colloquio con le proprie giocatrici con la lavagnetta in mano per far vedere le situazioni tattiche che verranno apportate proprio quando la sfida avrà nuovamente inizio. Come accaduto sempre in questa gara, a fare rientro in campo per prima sono sempre i giocatrici dell'Atena, mentre Precetti sfrutta tutti i secondi a disposizione. C'è Elisa Del Vecchio per fare riprendere il gioco, ecco il capitano della squadra, il pallone suo, Di Comandi e il Fusa che va a fare il pick and roll, ma però non riesce a liberarsi Di Comandi e poi il proprio Biscarini, Di Comandi stavolta però non va dentro, in qualche modo la prende l'Atena che adesso scatta con Tancredi deve alla piazza destra, si deve fermare la Reggi, finalmente Tancredi che fa il tiro, ferro! E il pallone è per le canottiere bianche, c'è Del Vecchio che comanda le operazioni, 6 minuti sul cronometro, ancora c'è un po' da stare attenti in questa gara, ancora va portata a casa questa partita, Biscarini, ancora Mariana Biscarini, ecco la giocatrice ultima che dà il tiro, pallone sul ferro, si nota in mezzo, e sono stati credo 4 tocchi dopo il tiro di Biscarini e prima che finisse, che terminasse l'azione, il pallone che poi finiva fuori dal rettangolo di gioco, rimessa per le rosso-blu. C'è Biscarini pronta per far iniziare l'azione, Mariana Biscarini, pallone terra e poi occasione non sfruttata da parte del Santa Marinella che è andato subito al tiro, si giocava l'azione come se fosse nel 24 e poi si vuole prendere a giocare dopo qualche protesta dell'Atena che voleva subito ricominciare l'azione per sfruttare la situazione. Adesso l'arbitro Salvatori a colloquio con il tavolo della giuria. Vediamo i direttori di gara di oggi che sono Simone Salvatori e Dario Di Gennaro, entrambi romani, e poi si può riprendere a giocare con il possesso in favore di Tancredi. Ecco la giocatrice che ha fatto parte anche delle nazionali giovanili, Raveggi, e sbaglia il pallone, l'Atena lo tocca Gelfusa però finisce fuori, alla fine non cambia nulla, il possesso resta bianco-blu con Coccio Precetti che sprona le sue giocatrici, il pallone per Raveggi e poi Verricchia, Marta Verricchia attende l'arrivo di Bernardini e poi nuovamente la Reggi, 5-27 sul cronometro, il pallone in mezzo dove c'è il Verricchia, poi riesce a prenderla Malfitano che serve Del Vecchio, l'azione è per la formazione di Coscio Precetti, 11 punti di scarto, bisogna chiudere adesso questa gara per evitare le sortite offensive dell'Atena, Del Vecchio, il pallone in mezzo per Malfitano, in qualche modo la prende, Malfitano 46-31, i primi due punti per la giocatrice classe 82. Bernardini allarga per Borsetti che va con la tripla ma non ci riesce, per Reggi la tocca per il rimbalzo offensivo e poi alla fine sbraglia tutto Di Comandi che serve Biscarini, nuovamente Di Comandi predica calma, sicuramente l'Enel Santanello giocherà sempre 24, poi c'è il fallo da parte di Borsetti, terzo fallo commesso dall'Atena in quest'ultimo quarto, quarto fallo, e questo è il motivo per cui Borsetti un po' si è arrabbiata, rischia di non uscire dalla gara
nel caso io faccio un altro fallo, c'è più futuro sulla sinistra, adesso viene raddoppiato dove ha trovato un po' di libertà, e poi Biscarini, infrazione di passi di Biscarini e quindi il possesso che cambia molto in favore dell'Atena, e conta nuovamente Tancredi per sviluppare questa azione. Raveggi, sempre playmaker che gioca il pallone, poi Bernardini, Raveggi, vediamo cosa farà adesso l'Atena per cercare di andare a calcio, lo sfondamento e poi il pallone ancora per l'Atena, un bel fallo fatto da parte di del Santa Marinella, quindi il possesso con il pallone giocato dalla linea di fondo in favore dell'Atena, va la formazione romana, poi non controlla bene il pallone Borzetti e c'è Amalfitano pronta che riconquista la sfera Spicchi, 4-7 a giocare, adesso il Santa Marinella deve giocare con il cronometro, Gelfusa e poi il pallone per Di Comandi, ancora Di Comandi, mancata bene da Bernardini che non le vuole dare spazio. Elisa Del Vecchio non ha lo spazio per andare a tiro, ancora Elisa Del Vecchio, penetrazione e poi il tiro, non va dentro e poi c'è Amalfitano, il pallone che poi finisce fuori, il possesso resta in favore da Nene Santa Marinella, peccato perché ha avuto anche un po' di sfortuna Del Vecchio con la sua conclusione che ha toccato per due volte il ferro, poi è finito fuori, c'era pronta Amalfitano a trasformare in oro il rimbalzo offensivo, però è arrivata la fine, l'hai messa per le canottiere bianche, c'è Del Vecchio e poi in qualche modo ci arriva Biscarini, Mariana Biscarini, c'è Del Vecchio che si conquista questo pallone, va con la bomba ancora come prima, stesso scenario per Elisa Del Vecchio, pallone che ha toccato una volta il ferro e poi finisce fuori, 3.30 sul cronometro, Di Comandi, Del Vecchio controlla il pallone, dietro per Di Comandi, non va al tiro, c'è Gelfusa, in mezzo a solissimo Amalfitano, taglia clamorosamente, però ha detto che mancava un solo secondo al termine dell'azione, per cui non ha avuto la prontezza per poter controllare il pallone, Raveggi, e poi c'è Bernardini, viene in avanti Bernardini, fa la penetrazione, serve in mezzo e poi il fallo ai danni di Tancredi che stava per andare a tiro e quindi due tiri liberi in favore dell'Atena e poi c'è l'entrata in campo di Zinno, esce Del Vecchio applaudita dal pubblico del Palla De Angelis, 13 punti di scarto dalle due formazioni con l'Atena che è andata in bonus, però l'Atena Santaniella sta tornando a controllare la gara, il primo tiro non va dentro per Tancredi, ecco ancora la giocatrice con il numero 10 che va alla conclusione e questa volta invece va dentro, settimo punto per Valeria Tancredi e il possesso è per la squadra della Perla del Tirreno, sbaglia il lancio Zinno che innesca nuovamente Tancredi, il fallo e due tiri liberi, Zinno che ha sbagliato il passaggio quando è andato a fare fallo, quindi situazione non favorevole per lei, ancora due tiri liberi sempre per Tancredi che si presenta dalla lunetta, 12 punti di scarto tra le due formazioni, 44-4 per l'Enne Santa Marinella, 32-3 per l'Atena Roma, adesso 33 perché Tancredi l'ha messa dentro, secondo tiro libero per lei, 2-2 per Tancredi, nono punto per la numero 10 in questa partita, solido pressing alto da parte dell'Atena Roma, il pallone fuori, il pallone a favore dell'Atena, il pallone che è stato mandato fuori da parte di Biscarini, adesso l'azione che verrà rimessa in gioco da parte di Bernardini, Raveggi e poi Borsetti, Verrecchia entra, però c'è il blocco da parte delle due di Santa Marinellesi in tre nella sua zona, ancora la rimessa laterale in favore dell'Atena, 2.40 sul cronometro, Santanella non può più fare fallo, però va sempre in situazione di tiro alla lunetta per l'Atena, il tiro che finisce fuori quello di Borzetti dopo che il pallone era andato sul ferro e quindi il possesso in favore della squadra di coach Daniele Precetti che si conferma
si confermerà forse tra due minuti e mezzo, seconda in classifica con 35 punti e sempre davanti alle dirette inseguitrici. Viene in avanti Nico Nandi, passaggio che riesce e innesca il contropiede di Raveggi, 3 contro 2 possibile per l'Atena, non va bene il tiro per Verrecchia, poi è finita fuori, il pallone è uscito fuori dal rettangolo di gioco, nonostante il tentativo, anzi, sì, è proprio così, di Raveggi, quindi rimessa per l'Enel Santa Maniella, 2:15 da giocare, c'è Vico Mandi, vediamo il Santa Maniella, va subito in avanti, e poi il possesso per Viscarini, c'è Gentusa, Amalfitano non vuole il pallone, si gioca al limite dei 24 per quanto riguarda il Santa Maniella, che decide di giocare con il cronometro, decisione saggia quella della formazione di casa. Viscarini, Zinno, in mezzo c'è Gentusa, che lotta, si gira con questa Gentusa per il 46-24 e diventano 12 i punti di scarto tra le due squadre. E poi ha conquistato anche il fallo, per cui può fare anche il gioco da 3. 16° punto per Gentusa in questa gara, assoluto protagonista, forse MVP di questa partita. Vediamo se arriva a 17, e così con il punteggio che diventa di 47-34, naturalmente in favore dell'Enel Santa Maniella. Raveggi, il passaggio per Borsetti, va canestro Borsetti per il 47-36, primi due punti per Borsetti in questa partita per Livia. Attacca la formazione di casa con Vico Mandi, 1:25 sul cronometro, ormai sembra essere chiara la vittoria dell'Enel Santa Maniella in questa gara. C'è Viscarini sull'esterno dall'angolo, non è mezzo, poi prova l'ultimo secondo del tempo di possesso, nel frattempo il fallo in fuori della tela, ha tentato il tiro Viscarini, conclusione ovviamente forzatissima, la sua motivata dal fatto che stava terminando il tempo di possesso. Verrecchia pronta dalla nuita, mancano 69 secondi al termine di questa partita. Verrecchia la mette dentro, 11° punto per lei, 10 punti di scarto tra le due squadre, il parziale di quest'ultimo tempo, mentre Verrecchia la mette dentro ancora, vede in avanti Atena che conduce per 14-7, quindi solo 7 punti per quanto riguarda la Santa Maniella in quest'ultimo quarto, solamente gestito la situazione e calmato le acque quando era arrivato il parziale di 7-0 all'inizio di quest'ultimo quarto. Amalfitano, Gelfusa, il tiro, pallone che non va dentro dopo aver essere andato in circolo per tutto il ferro. C'è Borsetti che va al tiro, il pallone sul ferro, Verrecchia va a lottare, conquista il pallone, poi Raveggi va alla conclusione, non la mette dentro nemmeno lei, il pallone sul ferro e c'è Zito che può scattare, può andare forse verso il canestro, subisce il fallo davanti Verrecchia che un po' si dispera, quindi due tiri liberi per l'Enel Santa Maniella quando mancano 25 secondi al termine di questa gara. È stata portata, mandata praticamente in porto questa partita con Linda Zimba che non mette del portino, pallone che è andato sul ferro e poi uscito fuori, seconda possibilità per lei, anche questa non va dentro, quindi 0-2 per Linda Zinno in questa situazione per la giocatrice cross 84. C'è Verrecchia che va al tiro, pallone sul ferro e poi Zinno in qualche modo la prende. Ultima azione di questa partita, mancano 10 secondi a termine. Santa Maniella, vediamo che praticamente non la gioca, il pubblico applaude e questa partita che si conclude con la vittoria del Santa Maniella. E al Palio De Angelis è finita, l'Enel Santa Maniella ha battuto l'Atena per 47-38 e rimane seconda in classifica, quindi situazione ancora favorevole per la formazione rosso-blu che continua a gestire la situazione dall'alto della classifica. Per quanto riguarda i punti, 17 punti per Gelfusa, 11 per Viscarini, 8
8 per Di Comandi, 6 per Del Vecchio, 4 per Romitelli e 2 per Amalfitano. Invece per quanto riguarda l'Atena, 12 punti di Verrecca, 9 di Tancredi e di Bernardini, 2 per Raveggi, Pistarelli e Borsetti, 1 per Mumia e Grimaldi. Quindi possiamo andare in conclusione di questa telecronaca. Ringrazio Fabrizio Di Gangi, grazie a tutti che avete visto questa partita. Un saluto da Giovanni Mimpinelli.